Mi devi una spiegazione. Sei ferito? Sono stato peggio. Oh, ti credo. Ma non dovrei, dato che non c'è niente sul tuo dossier. Il mio dossier? Come hai... Ma dai, violare qualche vecchio dossier della CIA da un terminale della CIA non è certo una sfida. Stai facendo un casino. Da qua. Facevi parte di Requiem. Sì. Che fine ha fatto? Maxis si sacrificò per porre fine all'epidemia. Promettemmo di trovare il modo di salvarla. E quando fallimmo fu... un duro colpo. Durissimo per alcuni di noi. Così giurammo che non l'avremmo mai più permesso. Oh, sei bravo a mantenere le promesse. Eppure... sono ancora qui, dottoressa Janssen. Combatto ancora. Infatti, non dovresti. Sono passati più di 30 anni e guardati. Ecco, ho buoni geni. Basta con le stronzate. Qual era lo scopo degli esperimenti di Requiem sull'Ethereum? Dottoressa Janssen, Ava, forse quando l'epidemia sarà stata debellata, parleremo dei vecchi tempi. Bene. Se la vuoi mettere così... Non vuoi aiutarmi? Cercherò le risposte da sola. Oh, Ava. I tuoi genitori sarebbero... Sono... Sì, sono molto fieri di te. I tuoi genitori sono molto fieri di te. Molto molto interessante. E Ravenov quindi ha cercato di salvare Samantha dopo che si è sacrificata, ma non c'è stato modo. Non c'è stato modo. E come al solito filmati di una qualità veramente eccezionale. Davvero bellissimi. Allora, facciamo una veloce analisi del filmato. Due punti sono molto importanti. Innanzitutto, Ravenov ed altre persone, probabilmente il team di Requiem, hanno provato a salvare Samantha, hanno provato a tirarla fuori dall'etere oscuro dopo che si è sacrificata per chiudere gli squarci su Forsaken. I loro sforzi, però, sono stati inutili. Questo è molto importante perché probabilmente sarà parte della storia, parte degli avvenimenti che vedremo nel Black Ops Zombies 2024. Altra cosa ben più importante riguarda i genitori della dottoressa Janssen. Prestiamo molta attenzione al fatto che Ravenov, quando parla con Janssen, la chiama spesso per nome, Ava. Ciò dimostra che ha molta più confidenza degli altri. Altro dettaglio, in più occasioni Ravenov tocca Janssen, in modi amorevoli, in modo paterno. E abbiamo un chiarissimo esempio proprio in questo filmato. Quindi nel momento in cui Ravenov si corregge dicendo «I tuoi genitori sarebbero... sono molto fieri di te», possiamo comprendere che lui di sicuro conosce i genitori di Janssen, o addirittura potrebbe essere stesso lui il padre di Janssen, o comunque ha un qualche tipo di rapporto paterno nei suoi confronti, questo è evidente. Inoltre veniamo a sapere, grazie a delle informazioni nascoste nella mappa, che la dottoressa Janssen è stata adottata e che da piccola aveva una foto della dottoressa Gray di Requiem, che a questo punto dovrebbe essere quasi sicuramente sua madre. Staremo a vedere se Ravenov è davvero suo padre e lo sta tenendo nascosto per proteggerla. Comunque, ciò che è certo è che Ravenov conosce i suoi genitori e ha un qualche tipo di rapporto paterno verso di lei. Rapporto ancora misterioso. Come dicevo, cutscene molto interessante, di un'ottima indiscutibile qualità, e ne sapremo di più quando la storia continuerà con il nuovo filmato della prossima missione storia.